Siamo con il presidente dello Sportmania, Sandro Moccia. Presidente, una seconda partita, seconda vittoria, un approccio importante con questa nuova avventura della terza categoria. Sì, è un approccio importante, così come ho già detto in altre occasioni. È un'esperienza nuova per la mia società, un'esperienza nuova per alcuni ragazzi, soprattutto i più giovani, però è anche una squadra formata da giocatori con esperienza di categoria superiore. Come ho già detto in altre interviste, è una squadra che punta a vincere questo campionato e speriamo di farlo più presto, di chiuderlo subito. Il vostro è un progetto ambizioso con ragazzi e giocatori tutti cerignolani. Quando e soprattutto dove è nata l'idea di questo progetto? Sì, l'originalità di questa iniziativa, nata circa 7-8 mesi fa, è proprio quella: dare la possibilità ai cerignolani, quindi la cerignolanità è la caratteristica predominante di questa squadra, e dare la possibilità ai ragazzi, soprattutto dimostrare che con ragazzi di Cerignola si può fare campionati dilettantistici. Cosa non ci poniamo limiti, perché ovviamente imporsi dei limiti in partenza significa non avere stimoli, non avere nessuna forza per poter continuare. Credo che questa situazione, questa realtà possa continuare tranquillamente. Avvertite in un certo senso una responsabilità nel dover divertire comunque un pubblico come quello di Cerignola, essendo l'unica squadra ormai di calcio presente nel panorama calcistico cerignolano? Beh sì, è una grossa responsabilità. Oggi il pubblico ha dimostrato di essere interessato a questo nuovo progetto. Non ci vogliamo sostituire a nessuno, non abbiamo mai avuto questa presunzione, anche perché questa iniziativa è nata prima che ci fosse la fine dell'Audace. È una cosa a sé stante, è una realtà diversa, speriamo e credo che il pubblico che oggi è stato qui numeroso abbia apprezzato la qualità, soprattutto la serietà e la condizione di una società fatta in maniera seria e soprattutto da persone per bene. Grazie Presidente, in bocca al lupo. Appassionati di sport e di calcio, siamo qui da Torricelli, dove è appena terminata la gara tra lo Sportmania e la squadra del cuore di Rodi. Lo Sportmania è vinto 6-1, siamo in compagnia del mister Schiavone. Mister, è stata una gara dopo il vantaggio, sembrava in discesa, poi il pareggio, poi alla fine una goleada dei vostri. Sì, purtroppo diciamo il primo tempo non siamo riusciti a giocare come avremmo dovuto, perché non lo so, forse sempre la seconda partita che giochiamo con il vento sempre a sfavore. Comunque poi dopo siamo riusciti a sbloccare il risultato, anche perché comunque il primo tempo abbiamo giocato sempre noi. E poi purtroppo abbiamo preso il gol sul calcio d'angolo, è un problema che questi ragazzi che mi porto dietro hanno già da un bel po' di tempo. Prendiamo gol e abbassiamo un pochino la guardia e abbiamo preso questo gol che abbiamo potuto evitare, perché abbiamo comunque sbagliato le marcature. Comunque poi voglio dire, il valore tecnico di questa squadra non si discute alla lunga, specialmente con i contropiedi siamo riusciti a, diciamo, a fare proprio il bottino pieno. La vostra squadra ha testimoniato di essere in gran forma, 9 gol in 2 partite, 2 gol subiti, siete la squadra in un certo senso la corazzata di questo campionato, vi sentite la squadra da battere? No, io sinceramente né io né i ragazzi ci sentiamo la squadra da battere, anche perché secondo me questo sì è un campionato di terza categoria, però quando giochi contro squadre che si chiudono e ripartono è difficile pure, voglio dire, riuscire a far gioco. È chiaro che poi dopo, se non riusciamo a sbloccarci su un bend, un po' di nervosismo e le cose possono, diciamo, andare nel modo sbagliato. Quindi voglio dire, non significa la terza categoria, la seconda categoria, perché comunque il livello anche in terza categoria è molto cambiato in meglio. Prima si vedevano terze categorie di livello scarso, adesso i ragazzi che finiscono in settore giovanile, tipo gli allievi alla juniores regionale, passano, diciamo, nelle scuole di categoria, che poi possa essere una terza categoria, una seconda categoria, non è, diciamo, un livello, diciamo così, voglio dire, diverso.
Secondo il suo punto di vista, oggi le fasce sono state un elemento importante per vincere la partita. Avete creato molti cross, da lì poi sono nati alcuni dei 6 gol, giusto? Sì, noi abbiamo la nostra forza è sugli esterni, perché abbiamo gente di qualità. Vedi Guglielmi, che l'anno scorso ha giocato con me a Candela in seconda categoria, che è stato vice capocannoniere con 14 gol. Lo stesso Domenico Cartagine, il ragazzo che ha giocato per 2-3 anni in promozione, ragazzi di categoria superiore. Però ripeto, inizialmente, specialmente nel primo tempo, eravamo molto contratti, non riuscivamo a giocare come avremmo dovuto. Poi, voglio dire, alla lunga la qualità della squadra è venuta fuori. Per chiudere, qual è stata la sua emozione all'esordio casalingo? L'emozione era che non riuscivamo a fare gol, sembrava che avessimo qualcosa in più del portiere avversario in porta, perché comunque il primo tempo abbiamo costruito tantissimo, il secondo siamo entrati in campo, diciamo, con la massima determinazione, abbiamo preso subito la traversa, quindi avevo un po' paura che oggi la cosa si mettesse veramente nel senso negativo. Poi grazie a Dio siamo riusciti a vincere, eppure a me non mi interessa il risultato, l'importante è che vinciamo. Grazie mister, complimenti. Grazie. Con il mister del Rudi, Ignazio Galullo, mister, è stata una gara difficile, avete iniziato bene impattando sullo 0-0 nel primo tempo, avete rimontato lo svantaggio sull'1-0, poi un blackout. Sì, come ha detto lei, una gara difficile per le tante assenze nostre. Abbiamo tenuto il campo per tutto il primo tempo, nel secondo tempo siamo andati in svantaggio, però siamo riusciti a recuperare grazie a qualche cambio, poi siamo crollati fisicamente. E purtroppo queste sono partite dove, quando vai in svantaggio, la squadra avversaria prende il campo. Secondo lei forse in difesa c'è stato qualche errore di troppo, soprattutto dopo il calcio di rigore, dopo il vantaggio dello Sportmania che ha dato il via libera alla vittoria dei padroni di casa? Più che qualche errore, c'è stata qualche incomprensione tra il difensore e il portiere, sono cose che capitano, abbiamo solo da imparare da queste partite, ci serviranno per esperienza. Quanto sarà importante lavorare tutta questa settimana per provare a vincere la prossima gara e risollevare un po' il morale dopo i 6 gol di oggi? Per noi è importantissimo ricominciare da mercoledì con l'allenamento, sempre più uniti di prima, con il gruppo che abbiamo, per andare a vincere in casa la partita contro il Vieste, che sarà la prossima. Speriamo di fare bene. Grazie mister, in bocca al lupo. Sì, grazie a voi.